Ricky annuncia una sorpresa per le sue fan, di cosa si tratta?. Riccardo Marcuzzo in regalo inaspettato per le fan. Ricky è il vincitore di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, per la sezione dedicata al canto. In breve tempo, dall'inizio della trasmissione sulla rete Mediaset, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico da casa. In soli pochi giorni, il suo primo videoclip ha raggiunto ben 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Balla con me, la canzone che fa da colonna sonora alla clip, si è rivelata essere un vero e proprio successo. Il vincitore di Amici ha così deciso di fare un piccolo regalo alle sue ammiratrici, che lo hanno aiutato a raggiungere questo importante obiettivo nella sua carriera. Per festeggiare, Ricky pubblicherà il backstage di Balla con me. Il video del dietro le quinte sarà disponibile a breve su YouTube, la piattaforma web più utilizzata dai contenti contemporanei per la condivisione di clip ufficiali. Il vincitore, della sezione canto, del talent show di Mediaset dedica questo importante traguardo raggiunto non soltanto alle fan, ma anche a sua sorella che ha sempre creduto in lui e nel potenziale delle sue canzoni. Il cantante le ha dedicato un post sul web, commuovendosi al ricordo dei tempi passati insieme a sognare di diventare famosi. Ricky emoziona il web, la dedica speciale alla sorella. Riccardo Marcuzzo commuove il web dedicando il successo ottenuto a sua sorella minore, che lo ha sempre spronato a rilasciare Balla con me, il singolo che ha conquistato ben 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Adesso sei proprio lì, dove ho girato il video di quella canzone. È assurdo a pensarci e mi manchi piccola. Scrive il vincitore di Amici, il talent di successo di Canale 5, dedicando queste parole a chi lo ha sempre sostenuto anche quando non era ancora un volto conosciuto del piccolo schermo. Oltre a ringraziare sua sorella, e postare un regalo per le sue ammiratrici, Riccardo Marcuzzo ha svelato, attraverso i suoi profili social, di essere già al lavoro per la realizzazione di un secondo album di inediti. Il suo primo album, Perdo le parole, si è rivelato essere l'album più venduto di questo 2017. Un risultato da non sottovalutare affatto, visto il profondo momento di crisi che sta vivendo il mercato musicale. Riuscirà il giovane esordiente a ripetere lo stesso successo ottenuto con il suo album di debutto? In attesa di ascoltare nuovo materiale inedito, non possiamo che fargli i nostri migliori auguri.